gioia. Siamo anche noi là ad applaudire per i successi e per le vittorie e per il primo medagliere che i nostri atleti riusciranno ad accaparrarsi. L'augurio che faccio alla nostra provincia di imitare quello che succede nel campo dello sport. Nel campo dello sport siamo i sesti. Vorremmo esserlo anche in tutti gli altri settori, perché questo per noi è la spinta a fare bene e meglio, perché dallo sport ci viene poi la forza e la consapevolezza che in tanti altri settori si può fare meglio e di più. È quello che stiamo cercando di fare con la spinta che ci viene dalla voglia di voler fare meglio. E quindi grazie a voi ci sentiamo fortemente motivati. E io stamattina voglio darvi già l'appuntamento a rientro, perché sono certo che noi ci vedremo a rientro in un grande momento di festa per festeggiare tutti voi, perché con il vostro grande orgoglio di casertani sarete tutti pronti a rappresentare al meglio l'Italia. In bocca al lupo. Grazie. Presidente Zinzi, siamo a Caserta, il sindaco di Caserta, l'esempio continuo per i nostri giovani, perché la loro partecipazione alle Olimpiadi è una partecipazione che viene fuori dall'impegno, dal lavoro, dal grande sudore giornaliero. Chi come me e tanti altri insomma, ha fatto sport sa che se non fatichi i risultati non li ottieni, e questo dovrebbe essere, come dire, lo stimolo fondamentale per i tanti giovani che vengono da noi amministratori a chiederci cose senza faticare. Quindi credo che questo sia il messaggio fondamentale. Noi siamo qui a testimoniare l'affetto nei vostri confronti, l'orgoglio che ci date di essere casertani. Siamo certi che sarete in grado di far venire fuori nel momento più importante l'appartenenza a una terra che è una terra difficile e complicata, ma è una terra che sa nei momenti difficili esprimere dei risultati estremamente importanti. Non mi sento solo rappresentato come presidente regionale del CONI, ma mi sento rappresentato da questi atleti come cittadino della regione Campania. Una regione che non è solo la regione delle emergenze, l'emergenza sanitaria, l'emergenza rifiuti, ma è l'eccellenza dello sport, l'eccellenza che sta avendo tanti risultati in campo sportivo. Siamo la quarta regione in Italia, dopo il Lazio, la Lombardia, la Toscana, viene la Campania, e questo sta a significare il grande lavoro svolto dall'intero movimento sportivo della regione Campania. I premi che sono qui. Allora chiamerei subito Ennio Falco, che è il nostro veterano, presidente della provincia, insieme con il comandante della forestale di Caserta. Lui è un agente della forestale, Ennio Falco, ed è portatore della società di Romolo Falco di Sant'Angelo in Fornos, colui campione europeo, mondiale, già oro ad Atlanta, 5 Olimpiadi, tanti campionati mondiali, tanti campionati europei ed italiani. Ennio, poi ve lo dico io per ragioni logistiche, c'è un bel pacco, poi dopo lo dite e poi ve lo ricordo. Grazie. Grazie. Federazione Pugilistica Italiana, categoria 91 kg, agente della Polizia Penitenziaria, gruppo sportivo Fiamme Azzurre e Eccelsior Marcianise, alla terza Olimpiade. Prego il presidente Zinzi e il commissario De Bettizio.
Paese, oltre al comandante del penitenziario della provincia di Caserta, comando militare territoriale della polizia, il prefetto Cimmino, commissario del comune di Marcianise, forza commissario, non si faccia perdere. Tra i 9 olimpionici, ben 4 sono di Marcianise, il che è veramente un record a livello nazionale, perché nessun comune, diciamo non capoluogo, ha 4 olimpionici. Troverete che Simona Abate è nata a Salto di Fondi, ma è nata per un motivo: la mamma stava in vacanza, era incinta, la notte ha avuto esigenza ed è nata in un ospedale di Fondi, il giorno dopo era a Marcianise, quindi Simona è di Marcianise come Clemente. Clemente vuole dire due parole, ma figurati. Buongiorno a tutti, no, visto che ci sono i giornalisti anche, quindi avevo voglia di smentire quello che ho detto il Presidente, in senso buono ovviamente. Il Presidente ha già vinto, noi non abbiamo vinto nessuno, perché comunque dopo, chi dopo 4 anni di sacrificio, chi dopo una vita di sacrifici, Cennio che ancora dopo 5-4 fa 20, quindi 20 anni, vedi un attimo come le persone coronano, diciamo, fanno tutti questi sacrifici per coronare un sogno. Quindi noi andiamo lì per vincere, Presidente, per vincere. Faccio trovare un'altra roba del genere, insomma, anziché di Murano fatta di materiale pregiato. Vabbè, non vedi la dopo la medaglia d'oro che ci auguriamo, evidentemente. Grazie. Grazie Vito, il sindaco di Piedimonte Pratese, Vincenzo Cappello, e il presidente regionale del CONI, Cosimo Silvia, a consegnare il riconoscimento di Vittorio Giaio Carinello, che è alla sua seconda Olimpiade. Categoria 56 kg, oro ai giochi del Mediterraneo, appartenente al gruppo sportivo Esercito. Ci sta il rappresentante dell'Esercito? Sì, un attimo, facciamo venire anche il rappresentante dell'Esercito. Con il rappresentante del gruppo, il commissario, e chiamiamo Noemi Cott e Rosaria Mazzidevi della Federazione Regionale in voto. Noemi Cott, olimpionica di Atene, una specie di staffetta in piscina con il dirigente Rosario Mazzidevi, il commissario Cimmino, Simona Abate della Prorecco, campione d'Italia, campione d'Europa, campione europea con la nazionale, tra le prime 8 squadre ai giochi olimpici. Bello questo abbraccio tra Noemi e Simona, che vengono tutte e due dal Volturno Pallanuoto di Santa Maria. Di campionati italiani, nato ad Aversa, però è di Trento la Lucente. Pregherei insieme il sindaco di Aversa, Sagliocco, e il sindaco di Trentola, Griffo, oltre al rappresentante delle Fiamme Oro, di cui fa parte Elio Verde, a consegnare i riconoscimenti. Sindaco Griffo di Trentola Lucente, che consegna anche... Mettete tutte le mani intorno alla coppa. Giocatore nato ad Aversa, residente a Trento la Lucente, dove sia Verde che Faraldo si allenano nella palestra del maestro, mitico maestro Gino Mottola, che è qui presente, a cui voglio un grande applauso. Complimenti Francesco Peralta, sia Verde che Peralta hanno dovuto lottare a lungo per la qualificazione, che era appunto
gareggiare nel basket in carrozzina, dove ha avuto dei risultati eccezionali. Campione europeo, campione italiano, non so quanti titoli italiani ha vinto, e capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina, è veramente il simbolo di una casetta sportiva nel basket che ha continuato nonostante i problemi. Lui è stato vicino al ragazzo Rosario De Felice, che è un incidente. Pregherei di premiarlo il presidente regionale dei Paralimpici, l'amico Pellone, il sindaco di San Nicola della Strada, di cui lui è originario, Pasquale Delli Paoli, e il presidente della Federazione Basket di Caserta, Antonio Giannoni, vicepresidente del CONI. Vincenzo Di Bernardo, che ha girato la 14ª Paralimpiade dal 29 agosto al 9 settembre a Londra. Ragazzi, venite a portare i piedi, forza!